Ciao Mario, benvenuto. Benvenuto qua con noi e con Orientarsi con le Stelle. Ascolta, una riflessione sul concetto di arte visiva che è molto complessa. Ci puoi dire quindi qual è il metodo che adotti nel tuo lavoro? Sì, intanto mi fa piacere parlare di fotografia con te. Ci conosciamo da alcuni anni e quindi so che ti piace questo tipo di, come dire, di rapporto anche un po' diverso dalla tradizione fotografica, diciamo, canonica, no? Per cui da parte mia ribadisco ormai, è tanti anni che lo dico, cercherò di essere puntuale e sintetico. E insomma, io vengo da una formazione che non è prettamente quella della fotografia, quella del design, nei lontanissimi anni 60 ormai. E da lì che è nato il mio interesse per la fotografia, per il vedere attraverso il mezzo fotografico, insieme alle discipline del design, e quindi teoria della forma, teoria della percezione, la teoria dei colori, insomma la base, come per un musicista, era quella il basic, no? Il basic Certo. design, che per me divenne poi il basic fotografico, insomma. E da lì parte la mia esperienza veneziana, per poi andare a Roma, andare poi nel sud dopo un po' di anni, e unire le due culture, la cultura che avevo appreso a Venezia del vedere attraverso la fotografia e attraverso i saperi del design, e la cultura materiale del mezzogiorno italiano, quindi l'antropologia, l'etnofotografia, eccetera, eccetera. Quindi queste due culture, queste due anime le ho sempre tenute vicine, insomma, proprio come esperienza, anche perché poi mi sono fermato molti anni nel Mezzogiorno, soprattutto a Matera, dove mi sono fermato per circa 20 anni, come tu sai, Intanto, no? certo, assolutamente i tuoi lavori su Matera Sì, diciamo che sono. questa è la parte, diciamo, più diretta, ecco, perché identifica la mia formazione. E poi posso continuare velocemente a dire questo per i nostri amici che ci guardano. Per me la fotografia è sempre stato un linguaggio che non aveva nulla a che vedere col fotoreportage, per esempio. Non mi è mai piaciuta l'idea bressoniana del fotoreporter, no? Del fotoreportage, perché Ecco. io ho privilegiato la parte sperimentale. Ti Ecco, la parte è quella di. interrompo su questa Dimmi, dimmi. domanda per chiederti una cosa. Hai parlato appunto di attimo bressoniano. La seconda domanda, quindi mi passi proprio l'introduzione, la palla alla seconda domanda. Tu vieni spesso associato per il tuo lavoro, per la tua idea di sperimentazione, a una progettualità consapevole, che nasce un po', insomma, sempre De Pascal, lo cita però riguardo anche a Eugène Auger. Ora mi chiedo, io mi riconosco molto in questa definizione che ti hanno dato. Tu come ti vedi nella tua creazione di un'idea? Su quali stimoli davvero parte un'idea per Mario Cresci? Ma io credo che l'idea non è solo un problema del vedere, insomma, l'idea nasce dal pensiero per me, ma come per tutti gli autori. Non è che voglio fare un discorso molto personale, ma in realtà l'arte nasce dalle idee, dalle letture, non nasce solo dalla realtà, da quello che noi vediamo. Ma nasce da quello che noi frequentiamo, dai rapporti che abbiamo con le persone, da quello che leggiamo, da tutto un mondo che ci appartiene, in cui viviamo. Ecco, per me la fotografia è un medium, è sempre stato un modo di espressione, come scrivere, parlare, relazionarsi con gli altri. Ecco, perché dico questo? Perché nel 72, quando Mulas, dietro al consiglio di Duchamp, insomma, no? Fece le verifiche, le famose verifiche, no? Di Mulas. E mi ricordo che i miei colleghi, amici fotografi, erano scandalizzati, perché non avevano capito quel tipo di intervento che lui fece, no? Che era azzerare il concetto di fotografia, rivedere le azioni che lui faceva meccanicamente in camera oscura, per dire, insomma, io continuo a fare sempre le stesse mosse, sempre gli stessi formati, non mi rendo conto di quello che ripeto continuamente. E mentre Duchamp a un certo punto gli disse:
Senti Ugo, perché invece di fotografare per gli altri, fotografa per te stesso? Allora lui era a New York, era malato, poi 2 anni dopo morì per il cancro che aveva e lì fece le verifiche. Per me è stato un momento, anche una verifica ulteriore di ciò che stavo facendo a Venezia, che io avevo già iniziato a dire la verità 10 anni prima. Quasi 8 anni prima a Venezia avevo fatto le mie prime verifiche sul linguaggio fotografico e lì la mia strada ha preso via, il via. Perfetto, grazie mille. Senti, ti chiederei di parlarci. So che hai due progetti editoriali che insomma sono in questo momento, godono della tua attenzione. Il primo è Segni Migranti e il secondo è L'oro nel tempo. Vuoi raccontarci brevemente questi ultimi progetti? Perché comunque anche il libro fotografico è un progetto, è un luogo di progettualità. Sì, certamente, guarda, quello che stiamo dicendo un po' velocemente, però rappresenta la realtà in sostanza, in pillole, è che per me, ma non solo per me, insomma, per altri autori anche, il libro è il momento che completa la comunicazione visiva, insomma, un conto è fare una mostra fotografica, un conto è fare un libro, un conto è vedersi le foto pubblicate sui giornali, sulle riviste. Il libro è un momento che raccoglie un'idea di progetto. In questo caso Ce il lo vuoi progetto mostrare? mio è un progetto che dura tanti anni, è un progetto che si chiama appunto Segni Migranti, proprio per questo discorso che ti facevo prima, no? Guarda, questo è lì. Ma sai, questo è un libro che pesa 2,25 kg, è da ridere. Tantissimo. Per cui facciamo un po' di Benissimo. pubblicità anche al mio editore, che è un piccolo editore di Roma, si chiama Claudio Corriviti della Postcard, che è un editore coraggioso che ha collaborato a fare questo libro. Insomma, guarda, adesso io te lo sfoglio così come se fosse una Sì, anche fisarmonica, no? Perché tanto le foto, perché non ci vedi? rimane tanto tempo, e quindi Appunto. volentieri se mi fai vedere anche l'altro, mi sembra bellissimo. Questo libro L'altro è un progetto, è un Mario, si progetto. possono trovare in Dimmi. libreria? Sì, Feltrinelli, L'oro del tempo, cioè Segni Perfetto. Migranti, scusa, Feltrinelli. L'oro del tempo tra un po' uscirà perché è stata sospesa la mostra a Roma, per cui si farà Certo. più avanti. E quindi in questo caso lavoro dentro un archivio. Ha un archivio ICCD di Roma, un archivio storico tipo Fratelli Alinari, e ho lavorato sul tema delle vecchie fotografie di Nunes Weiss e di un archivio fotografico diciamo della Gipsoteca romana, insomma, no? Le statue, il marmore, e lavorando in post-produzione. Ce ne sono tante, adesso io ti faccio vedere alcune così velocemente. Capito? Dove c'è ci sono le vecchie fotografie che sono animate in post-produzione dal mio intervento in sostanza. Ecco, questo è un po' il lavoro fatto sulle fotografie degli altri. Quindi, Mario, sai, questo è un po' il lavoro, diciamo, che io ho fatto insieme a Nunes Weiss, per cui. abbiamo Dimmi. Ok. poco tempo, siamo già quasi intorno ai 10 minuti di questa video intervista. Ti chiederei, come ultima cosa, di mostrarci quello che è un po' il luogo sacro della creazione, del fotografo, il Facciamo tuo un giretto? studio. Facciamo un giretto? Facciamo un giretto. Va Con bene. Melania, Adesso Melania l'assistente di Mario. tiene l'iPad, tiene. E quindi io mi Solo che alzo, adesso abbiamo pochi minuti. facciamo un percorso veloce, dai, ok. Dai, Adesso mi grazie mille. sposto, Melania mi segue. Piano piano. Stai seguendo, Melania? Eccoci, ecco. Si vede? Aspetta. Si vede benissimo. Piano piano, piano piano. Vedo che hai un angolo di ripresa per piccoli oggetti. Per piccoli Là. oggetti, vedi qui c'è lo schermo luminoso, il piano luminoso, e poi qui ti ho messo una foto che mi è molto cara, che è questa qua, vedi? La Ah. casetta.
che questa è quella di Viaggio in Italia. Sì, me la ricordo bene nel È la catalogo. foto che è un po' un'icona del mio lavoro degli anni Ottanta, fatto con Viaggio in Italia con Luigi Ghir, che tu conosci, no? La storia ormai è famosa. Sì, Qui è stato anche impreso. ci sono i libri, una parte dei libri. Adesso andiamo di là, vado avanti. Accendiamo un po' la luce? Accendiamo qua un attimo. Mario, ti ringrazio per questa visione del tuo studio, dei tuoi Ci libri. fermiamo un attimo su Picasso di Irving Penn, Non... che all'occhio, vedi, è una stampa, diciamo, che ha una tridimensionalità, è l'occhio di Picasso. Visto nel punto centrale, se io mi metto qua, vedi in centro, Sì. se però ci spostiamo, e quindi ha una sua tridimensionalità in sostanza. Quindi, come per esempio questa, la Contessa di Castiglione, che è da questa parte, vedi Melania qua, che è la famosa foto di Cargiano, Mario, legata, bellissimo. eccetera. Senti, Sì, dimmi. facci vedere l'ultima cosa che hai voglia di farci vedere perché siamo un po' fuori tempo e quindi poi L'archivio, vorrei salutare tutti. ok, l'archivio. Accendiamo qua. Ecco, andiamo in fondo. Qui c'è misurazioni e poi qui l'ultima immagine che ti faccio vedere è una parte dell'archivio che ho. Che stiamo sistemando, stiamo catalogando, e Che queste sono meraviglia. le sono tutte una parte dei contenitori. Tieni conto che questo mobile, adesso Melania te lo fa vedere, guarda, gira. Gira qua, Melania, così. Tutto questo mobile contiene, opla, Ma che meraviglia, lunghissimo. Contiene tutto il lavoro, tanti anni di lavoro. Adesso il problema grosso è sistemarlo, perché il Certo, problema è quello come di sistemare tutto l'archivio. Lo stiamo facendo lentamente, ma ecco qua. Sei contenta? Mario, grazie, fai un Salutiamo. saluto. Ciao, Saluto a tutti. grazie. Che Saluti. bellissimo il tuo studio, è stato molto interessante. Grazie Grazie a ancora. Alla te, e ci prossima, sentiamo. Grazie. ciao. Ciao, Ciao ciao. ciao.